Cosa ne pensate del promo di Jey Uso e in generale cosa gli fareste fare? Io su Jey Uso inizio ad avere un sospetto. Scusate. Che sia in qualche modo, con le dovute differenze palesi che ci sono, però lo stesso tipo di momentum vissuto e poi sfumato da LA Knight. Nel senso che, mi spiego, è in un momento, ovviamente, lo vediamo, è over con il pubblico, è in un momento in cui al centro, comunque quando arriva lui, l'arena si alza in piedi, trainato, è un fire. Da quando è in singolo è sicuramente un fire. Poi guardo al piano di sopra è dura perché sopra ci sono delle storie, dei personaggi che ora rientreranno a gravitare qua in quella zona lì, dove Jey Uso rischia di trovare un tappo, un po' come è stato per LA Knight, che è arrivato a un certo punto che sembrava addirittura potersi issare sul podio dei contenders in maniera seria, però c'era Roman Reigns, c'era la storia di Cody, c'era tutto questo mondo enorme, più grosso di lui. E di qua sta un pochino succedendo la stessa cosa. Ora è vero, abbiamo Priest, ma abbiamo già Drew McIntyre all'orizzonte, tornerà CM Punk, tornerà Seth Rollins. È dura per Jey Uso arrivare lassù in cima, molto molto dura. Poi ovvio ci può arrivare, perché come ci è arrivato Priest, basta una valigetta, basta un titolo di transizione, anche di un mese, ci può arrivare. Però io ho paura che si stia un pochino consumando quel momentum e quella energia di novità, di freschezza di un Jey Uso in singolo, che poi pian piano la storia lo riporti verso la parte di là, per chiudere poi definitivamente il capitolo Bloodline, che ora in questo momento è molto lontano da lui, però per forza di cose prima o poi potrebbe rivederlo legato a quella storia. Quindi non lo so, ho un po' la sensazione di occasione sprecata, però è presto, dai, vediamo un po'. No, io sono sempre stato un po' dell'idea che sì, mo va in singolo, ci sta magari anche un annetto Jay, però poi è destinato a riunirsi col fratello. Cioè, io vedo proprio la direzione che è quella, è Bloodline contro Bloodline, a coprire le spalle di Roman ci andranno loro due, per forza. Cioè, a coprire Roman ci devono andare i gemelli. Diciamo così, poi aggiungo a quello che ha detto il Finn, che è giustissimo, anche il fatto che è andato over perché c'è stata una narrativa ottima dietro di lui e c'è stata, sai, la frase, la catchphrase, hit, che non vuol dire niente, sostanzialmente. In quello dicevo la similitudine proprio con Cioè, Elena. oggi si fa over molto anche, no, con la frase effetto, la cosa, hit, cioè, facile, ci fa la maglietta, hit, è la maglietta. Ci scherzando. Poi uscita fuori veramente a caso, no? Cioè, la storia penso la sappiate tutti, dico un po' come è uscita quella roba. Cioè, che ha iniziato a dirlo alla conferenza stampa con Cody, in cui, diciamo, non erano propriamente all'apice della loro lucidità, mettiamola così, ogni tanto Yit! Però, diciamo, più avanti, diciamo, nello specifico, il promo alla fine non ha detto niente, ha detto che vuole vincere il Money in the Bank, però. Cioè, è stato un po' un recappone, un reminder che c'è alle porte un evento così importante, perché ragazzi è il quinto diciamo, è il quinto Big Four. Secondo me è anche più importante di Survivor Series ormai, Money in the Bank, quindi è normale che, sa, che ti venga ricordato, però è come dire uno arriva e dice mi iscrivo alla Royal Rumble. Sì, diciamo che Jey Uso ha un po' il problema che avete elencato voi.